le amiche e gli amici di Aide Gabri del baule della nonna con la collana con i cubetti di stoffa, ve la ricordate? Andatevela a guardare perché è un tutorial stupendo. Allora, raga, questo è un altro tutorial di riciclo. Vi ricordate il merletto che abbiamo fatto, no? Con i fiori, i mezzi fiori messi così. Allora, io ho fatto una quantità, vi dico subito che grandezza ha. Allora, questi sono 56 centimetri. Avevo preso un altro asciugamano di quelli vecchi della bisnonna, ma non l'ho fatto più lungo perché non avevo più il filo, raga, mi era finito. Avevo fatto un campioncino, poi mi era piaciuto tanto e ho proseguito. Allora, ho tirato fuori un asciugamano che uno quando si sposa, no, che fa? Prende e utilizza quelli più belli. Almeno così ho fatto io. Poi le cose, questi che magari il colore non ci sta bene con casa nostra, marrone. Qua da me i bagni sono rosa e celesti, guardate. È della Zucchi. Poi c'è pure la frangetta, perciò non potrei nemmeno rifinirlo con un merletto, con una cosa. Allora, che ho fatto? Pensa che ti ripensa. Voglio utilizzare questo rosa, perché con il marrone ci si sposa benissimo, e gli dà un mordente in più. Così lo metto sul mio bagnetto piccolo, che è tutto in rosa. Allora, raga, che vi volevo dire? Prima di iniziare e di farvi vedere come ho utilizzato questo asciugamano, niente di che, e ne ho creato, creeremo una chicchettina. Iscrivetevi al mio canale numerosi, mi raccomando, dai che siamo arrivati a 80.000, l'iscrizione è gratuita, l'ho lavato ma i pelucchi della spugna mi irritano il naso, e così siamo più amiche e amici. Va bene, carissime, e aiutate a me a far crescere il canale. Va bene? Allora, per prima cosa, io ho pensato, ho preso una pasta, no, una pasta, ma uno sbiego rosa. Ce l'ho rosa, però anche bianco andava bene. Ma siccome il merletto è rosa, vabbè pure rosa. Allora, che cosa faccio? Ste frange, se io ci vado ad attaccare il merletto, come faccio con ste frangette? Che poi quando le laviamo, ste frangette non sono quelle annodate delle nonne, ma sono quelle proprio, inzulzette. E le vado a tagliare. Le vado a tagliare. Qui vedete c'è un pezzettino di tessuto che sporge, perciò io non lo taglio tutto, vado a tagliare proprio la frangetta, perché dopo io lì su quello ci vado a cucire lo sbieghino, lo sbiego. E allora vamos. È logico che lo devo fare da tutte e due le parti. Che non è che noi, anche se merletto adesso lo mettiamo da una parte sola nel 2023, 25, 30, quello che è. Ai tempi nostri, quando io facevo gli asciugamani li mettevo da tutte e due le parti. Adesso, come ha detto una signora, non ci usa più, non ci usa più. Mamma mia, che pizzicore sta spugna! Pure l'ho lavata e stralavata, che sarà tutta un buon giallita. E ok, taglio tutta la frangia. Logicamente io adesso vado a scucire pure la marca, perché se no non ho lo spazio per ribattere. Forbicette lo lasciate, che sto facendo a tempo perso quella maglia nera, no? Che adesso è pure
Non si può portare più perché sembra, ma comincia a arrivare il caldo anche con tutte queste piogge. Però, dai. Scuciamo la targhettina. Ok, vamos. Allora, carissime, chi è che vuole vedere come applico lo sbiego proprio in prima con il telefonino messo sulle mie mani, va a vedere trucchi di cucito che l'ho fatto un paio di settimane fa, va bene? Dove ho fatto una sacchetta per mettere in borsa, per, non so, per tenere le cose un po' più, per non mischiare le cose. Tutte insieme, magari noi ci portiamo pezzetto di pizza, la mettiamo in un modo un po' più riguardato. Allora, accendiamo la macchina da cucire. Io adesso vi faccio vedere la manovra che faccio. Però ripeto, chi la vuole vedere proprio in prima linea va a vedere trucchi di cucito, ok? Vamos. Vi ho detto che per prima cosa, prima di attaccare il merletto, sempre a macchina lo attacchiamo, noi andiamo a rifinire questo nostro vecchio asciugamano, cioè nuovo, questo è nuovo, io non l'ho mai utilizzato, e creiamo qualcosa di più conveniente, cioè più adatto alla nostra casa, eccetera. Lo modifichiamo. Ok, a questo punto. Io che cosa faccio? Piego lo sbiego in dentro perché devo rifinire pure il pezzettino qui. Lo faccio sporgere un po' e comincio a cucire. Ok? E poi lo ribatto a dritto. Come faccio sempre io. Allora, molte dicono, ma non facevi prima a prenderla tutte e due così? Allora, è molto difficile prenderle tutte, a meno che non ci abbiamo un bel piedino, non so quanto costa, 70 euro, 35, ma non lo so, non mi interessa perché io tanto non lo compro, non faccio così e l'ho fatto sempre e sempre continuerò a farlo. Allora. Raga, piedino e andiamo. Ritorniamo un po' indietro. Lo sbiego, io non l'ho tagliato. Quello che uso. In questo modo io lo faccio sempre così, perché nel negozio. Servizietti da colazione, strofinacci, tovaglie. Nessuno è venuto a reclamare. Io c'ho una tovaglia pagata tantissimi soldi all'epoca con i corredi, con questi sbieghi. Probabilmente l'hanno messo, l'ho comprata, non è che me la sono fatta fare. Gli sbieghi hanno ceduto tutti, tutti, tanto che ho detto, mo li ritaglio tutti. Che ci rimetto e poi c'ho pure i tovaglioli. Questi tovaglioli ormai non servono a più niente. E che ne dicono che servono? Allora, di solito le feste si fanno sempre in famiglia o con gli amici, perciò non sono persone strane. L'ho piegato, l'avete visto? L'ho piegato in dentro in modo che rifinisco il mio asciugamano. Adesso vi faccio vedere. Vedete, l'ho piegato in dentro. E adesso vado a ribattere sul mio dritto. Così, semplicemente. Lo ribatto. Lo cucio pure di lato.
modo che quel pezzo che abbiamo tagliato le frangette non ci si sfila. E voilà. Giriamo di lato. Ok, vedete già come è cambiato aspetto da quella cinta di frangetta? Guardate, il rosa col marrone ci sposa benissimo. Ok, io adesso vado a fare la stessa cosa dall'altro lato, ripiego il mio sbiego, lo apro e lo piego e vamos, amiche mie. È un lavoretto che con 20 minuti io non sto mettendo in pausa, facciamo tutto, però il lavoro l'abbiamo fatto col merletto, un po' alla volta, un po' alla volta. Del resto a sprecarlo mi scocciava, ragazzi. Un bellissimo merletto che non è stato capito perché ci sono soltanto 6.000 visualizzazioni. Eppure è facilissimo! Facilissimo! Io quello l'ho lavorato con un 8, ok? Adesso finisco a fare questo, lo ribatto. Vi faccio vedere la biglietta. Ok, tagliamo un pezzettino così, in più lo ribattiamo in dentro, così il nostro facciamolo sporgere un po'. Torniamo indietro e vamos e ribattiamo. Vedete quanto è semplice? Vamos. E voilà, l'asciugamano è stato già bello così, con lo sbiego, guardate. C'è un richiamo, con il vostro bagno, perciò se avete questi asciugamani un po' come il mio, potete abbellirli in questo modo. Allora qui non c'è un davanti e un dietro, perciò dove prendiamo bene, però il merletto ce l'ha. E allora vado, io non lo vado a mettere sul pezzo di sbiego, no, ma sopra, per il semplice motivo, facciamolo sporgere un po', per il semplice motivo che poi qui ci sono troppi agglomerati di stoffa, la spugna, quella e quell'altra, perciò lasciamo perdere che dopo. E andiamo con le nostre spille a posizionarlo. Qua non lo mettiamo tanto tirato, questo poi lo devo ancora stirare ben bene. Morbido, vedete come lo sto mettendo io, morbido? Morbido. Un po' troppo. Morbido un po' troppo, dai. Se non ci basta. Ci basta il merletto. E allora noi facciamo di qua, di là, lo piantiamo, così sappiamo che la morbidezza gliela diamo a secondo quello che abbiamo. Perché io il filo non ce l'avevo più qua. Mettiamo.
Allora, sto merletto, come potete vedere, io l'ho fatto, che poi quando l'ho fatto ho detto, mannaggia a me quando l'ho fatto. Ho fatto una catenella per dargli un tocco in più di 5 centimetri. 5 centimetri, 5 catenelle. E adesso mi sporge un po'. Adesso penso a come poterlo attaccare. Perché qui, punto Parigi e cavoli vari, proprio non ce li faccio. Penso proprio che qui andrà bene uno zigzag. Uno zigzag, ho il punto dritto e lasciamo sporgente queste 5 catenelle, e cioè, lo vedete le 5 catenelle qua? Io non posso andare a cucire qui in sopra, a meno che non le vada a cucire a mano. Dato che adesso le vado a cucire a macchina, vado a cucirlo centralmente con una cucitura dritta, perché a me lo zigzag non mi piace. Non mi piace. E allora vado. L'inizio, il filo dell'inizio lo mettiamo sotto in modo che ce lo fermiamo pure. Palle da luna. Ok, centralmente, perciò se anche sporge non ha nessuna, ma nessuna importanza. Centralmente al nostro gruppetto di maglie. Guardate quanto è semplice e veloce, lo vedete? Il filo lo fermiamo qui sotto insieme dell'inizio in modo che non lo dobbiamo ricamare. Fermato pure il filo d'inizio e lo vado a tagliare. Spegniamo la nostra macchinetta e rifiniamo dai fili. Guardate. Guardate quanto è caruccia sto asciugamano, come ha cambiato aspetto. Lo mettiamo sull'appendino. Nemmeno 20 minuti, raga, di cui 5 di chiacchiere, dai. Guardate. Andatevi a vedere questo meraviglioso tutorial di questo. Che è semplicissimo, semplicissimo, una stiratina ed è pronto. Io ho stirato 3-4 di sti fiori mentre li facevo, poi ci devo ritornare. Guardate, lo ricordate che le frangette quando era brutto? Questo coloraccio marrone? E allora, amiche mie, mettete mi piace, condividete e fatemi la pubblicità. Ciao!